Buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento dedicato alla santità verso gli altari. Per riprendere questo percorso che ci ha accompagnati già la passata stagione televisiva, abbiamo vissuto dei momenti di approfondimento sicuramente interessanti, importanti, abbiamo seguito tante cause, altre le stiamo seguendo e tra queste alcune sono arrivate in porto, se così possiamo dire. Infatti quest'oggi ci soffermeremo in particolare su due figure che abbiamo trattato in passato e che sono arrivate il 15 maggio scorso ad essere canonizzate in piazza San Pietro da Papa Francesco. Si tratta di Charles de Foucault e di Tito Brandsma. Parleremo di questo appuntamento, ma parleremo anche di quelle figure che stiamo seguendo e che ci sono molto vicine nell'ambito della nostra provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Parleremo quest'oggi in particolare di Fra Matteo Dagnone. E proprio a questo proposito abbiamo una clip introduttiva curata da Leonardo Fania, che ci fa un po' la sintesi biografica di questa straordinaria figura di Cappuccino. Il servo di Dio Matteo Lolli nacque ad Agnone, attuale provincia di Isernia, nell'anno 1536 da una famiglia benestante. Incoraggiato da un suo conterraneo, frequentò i frati cappuccini, tra i quali finalmente diede inizio all'anno di noviziato. In questo periodo morirono i suoi genitori e dovette interrompere il noviziato per le insistenze delle sorelle che lo avrebbero voluto alla guida della famiglia. Ciò, anziché costringerlo a rinunciare alla sua vocazione, lo corroborò ancora di più e ritornò al noviziato per poter completare quella prova. Dopodiché fu mandato a Bologna, dove studiò teologia e fu ordinato sacerdote il 19 agosto 1592. Nello stesso anno, il 6 dicembre, ricevette la facoltà di predicare. Frutto della sua intensa e fruttuosa attività apostolica è il Fasciculus Mirre, l'unico suo scritto pervenuto, dove si raccolgono gli appunti delle prediche e si può valutare il suo pensiero teologico. Occupò anche cariche rilevanti nel governo della sua provincia religiosa, essendo apprezzato non solo come predicatore, ma anche come uomo di governo, saggio e prudente, ottenendo la stima dei confratelli, che lo accompagnò fino alla sua morte, avvenuta nel convento di Serra Capriola il 31 ottobre 1616. E dopo questa scheda introduttiva torniamo insieme per approfondire alcuni temi collegati alla figura di Padre Matteo. Ed abbiamo in videocollegamento Skype Fra Antonio Tartaglia, che in questi mesi ci ha accompagnato proprio nell'approfondimento su Padre Matteo. Ben trovato, Fra Antonio. Pace e bene a tutti, buongiorno. Mi trovi da solo quest'oggi, in attesa di incontrare ancora una volta sul nostro percorso Fra Ezio, che è sicuramente impegnato per un importante momento della sua vita religiosa e non solo. Ma ecco, Fra Antonio, vogliamo ritrovarti proprio per il piacere di riprendere il filo del discorso che abbiamo voluto avviare sulla causa di Padre Matteo Dagnone. Allora, per chi magari ci segue per la prima volta, vogliamo ricordare a che punto è il suo cammino verso la santità e quali sono gli aspetti peculiari di questa straordinaria figura? Sì, la figura di Padre Matteo come sacerdote dell'ordine dei frati minori cappuccini e, come abbiamo sempre detto anche con Fra Ezio nelle tante occasioni che abbiamo avuto modo di vederci, è una figura di frate che nonostante sia vissuta in un'epoca lontana oramai dal 1600, quindi a cavallo tra il 1500 e il 1600, comunque è un frate avanti che sembra della nostra epoca. Nell'iter del processo di canonizzazione purtroppo ha visto una battuta d'arresto per non per chissà cosa, ma lo diciamo tranquillamente perché è un dato di fatto, dato dalla congregazione, dato dalla postulazione. Quindi, ma a livello storico praticamente bisogna rivedere un attimo e rifare un po' di indagini. Per indagini diciamo suppletive, come solitamente Certo. viene detto. E
per approfondire determinati aspetti, perché purtroppo dopo la sua morte ci sono state anche due soppressioni da parte del governo per l'ordine cappuccino, come per tutti gli altri ordini religiosi, e molti documenti, molte cose sono state perse, sono andate perdute ed è un peccato, e quindi ci sono dei vuoti che vanno colmati. Ma questo non impedisce, ecco, a noi di dare modo al popolo santo di Dio di conoscere e bene la figura di Padre Matteo Lagnone come un grande frate, un grande predicatore, un grande studioso, un grande teologo. Ricordiamo che Padre Matteo, ante litteram, diciamo, in tempi non sospetti, se vogliamo dire così, parlava e pensava e rifletteva su quello che poi è stato il dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Un dogma che è stato fatto, quindi è stato proclamato e dichiarato nel Novecento da Pio XII, quindi siamo proprio negli anni 50 del Novecento, quindi Pio XII è un papa abbastanza, tra virgolette, recente rispetto alla figura Certo. di Padre Matteo Lagnone, ma anche tanti temi sull'importanza della confessione, sull'importanza dell'aspetto della misericordia di Dio, e ripeto, in un contesto storico particolare. Ecco perché infatti molti scritti, quando si legge Padre Matteo sembra quasi di leggere degli scritti del 2022 o di quest'epoca in cui con Papa Francesco, ecco, tante volte lui ci sprona a guardare con un altro occhio la figura di Dio, un Dio che non è giudice, un Dio che non castiga nessuno, un Dio che non chiude le porte a nessuno, ma che ha il cuore aperto, ha un cuore di padre, ha un cuore di carne, come cantavamo spesso in quel bel canto, nell'inno del Giubileo della Misericordia. E allora, Fra Antonio, ci hai detto appunto di questa particolarità sicuramente interessante, cioè legata all'attualità dell'insegnamento di Padre Matteo. Ma contestualizziamo allora, proprio per rendere ancora più evidente questa straordinarietà, il suo contesto storico. Scritti, pensieri che possiamo attualizzare oggi nel 2022, ma in effetti Padre Matteo, in che secolo, in che contesto è vissuto? Beh, Padre Matteo si trova in un periodo di grandi cambiamenti, 1500, 1600, comunque ci sono diciamo, dei dissidi, delle piccole eresie, dei piccoli modi di vedere, di pensare, di concepire la fede e la relazione, il rapporto con Dio abbastanza sbagliati, che vanno prendendo sempre più piede. Per esempio, ecco, uno dei suoi aspetti è il premere sulla regalità di Cristo, sulla centralità di Cristo nella nostra vita, soprattutto sulla croce, in un periodo in cui si vedeva disincarnare, un conto era Dio, un conto era il Signore Gesù come Signore, un conto era la sua figura umana, invece no, Cristo ci ha amato, Dio ci ha amato proprio facendo morire il Figlio sulla croce, e questo Padre Matteo per esempio lo fa predicando spesso nelle sue quaresime, mostrando la croce, ma non solo mostrandola fisicamente come spesso facevano i predicatori di una volta dai pulpiti, ma mostrandola proprio come libro. Lui dice: Cristo è un libro aperto per noi, con le sue piaghe, con quei chiodi che l'hanno trafitto, con la corona di spine, eccetera, eccetera, con quel sangue che scorre su quel corpo. Ecco, è un libro aperto che ci parla dell'amore di Dio. Un amore che si è incarnato e un amore che si è consumato fino alla fine. E questo lo fa in una maniera poi molto molto semplice, perché tutto il suo sapere, tutto il suo sapere teologico non viene riportato con grandi paroloni, ma con esempi molto molto, tante volte poveri, semplici, bassi, quindi ricchi di contenuto, ma semplici nell'esposizione, perché tutti dovevano capire e comprendere la ricchezza di questi insegnamenti, la ricchezza di questa, ecco, della morte, di questi valori grandi per la fede. E ovviamente senza mettersi in contrasto con nessuno, il savoir-faire di Padre Matteo, ecco, se come Certo. predicatore, cioè non lanciamo invettive contro qualcuno, spargiamo il buon seme, che poi sicuramente crescerà, attecchirà nel cuore dei fedeli. Questo
Questa è una tecnica che forse, ecco, la si può utilizzare ancora oggi, dove da tante parti spirano correnti un po' tante volte contrarie. Io non mi devo mettere contro nessuno come cristiano, devo spargere quello che è la buona novella, il seme del Vangelo, euangelion, appunto, il buon seme, la buona notizia. E questa saprà come attecchire. Sicuramente questo può essere il motivo, uno dei motivi per i quali continuiamo a parlare di lui, a proporlo sicuramente come esempio ancora oggi. Io ti ringrazio davvero di cuore ancora una volta, Fra Antonio, per averci dato la possibilità di aprire questa finestra su Padre Matteo, che continueremo ovviamente nei tempi dettati dalle nostre scalette a trattare anche nel corso dei prossimi appuntamenti. Grazie e buon lavoro per tutti i tuoi impegni. Grazie a voi, è stato un piacere. Chiedo come sempre a tutti di pregare per tutti noi, per tutto l'ordine, per la provincia e soprattutto anche per l'iter della causa di canonizzazione di Padre Matteo, come per tutti gli altri servi di Dio che abbiamo in atto, ci sono in atto le cause, perché sono figure che ci accompagnano e ci servono e ci aiutano nel nostro cammino. Grazie ancora. Passo A te. E noi ci subito. fermiamo per qualche minuto, linea alla regia, e poi torneremo insieme per parlare di un'altra figura di santità, santità che è stata ufficializzata agli onori degli altari il 15 maggio scorso. Parleremo di Charles de Foucauld. Torniamo insieme ora per aprire un'altra pagina, una pagina importante che ha visto il 15 maggio scorso canonizzati 10 nuovi santi, tra questi Charles de Foucauld, una figura a noi sicuramente cara. Allora, da quella giornata vediamo come il Cardinal Semeraro ha parlato della sua biografia. Il beato Charles de Foucauld è originario della Francia, dove nacque nel 1858. Dopo una forte esperienza spirituale di conversione, maturò il proposito di consacrarsi totalmente a Dio. Ordinato presbitero nel 1901, comprese che la propria vocazione era imitare Gesù in una vita di silenzio e di nascondimento. Piccolo fratello al servizio del prefetto apostolico del Sahara, si stabilì povero tra i poveri nel cuore del deserto e la morì assassinato il 1 dicembre 1916. Papa Benedetto XVI lo dichiarò beato nel 2005. Abbiamo ascoltato dunque la presentazione in quel 15 di maggio durante la celebrazione di canonizzazione, la presentazione della biografia di Charles de Foucauld fatta dal Cardinal Semeraro, e noi abbiamo in collegamento Vito Telesca della Fraternità Secolare di Charles de Foucauld per capire anche come è formata questa grande famiglia legata al neosanto. Buongiorno e benvenuto, signor Vito. Grazie, buona giornata anche a voi e a tutti quanti, grazie. Lei tra l'altro è stato testimone diretto di quella grande giornata di festa e di preghiera, ma prima di entrare nel merito della sua esperienza ci vuole presentare la realtà stessa della Fraternità Secolare Charles de Foucauld e come è costruita l'intera famiglia. Allora, la Fraternità Secolare è un pezzo della famiglia spirituale Charles de Foucauld, è il pezzo relativo ai laici, come il sottoscritto, per cui la famiglia è composta da più gruppi, sono tutti gruppi che fanno riferimento alla spiritualità di Charles de Foucauld. La famiglia spirituale, come dicevo, la branca, il gruppo che è dedicata ai laici che hanno deciso di seguire questa spiritualità. Per cui può ben comprendere che sono in piccolissimi gruppi, non siamo in tantissimi, siamo in piccoli gruppi, spesso alcuni sono isolati e vivono questo riferimento spirituale che per loro è fondamentale nella testimonianza silenziosa, perché
appunto anche all'interno del gruppo della Fraternità Secolare è fondamentale la testimonianza, l'essere fratelli fra la gente. Il succo della spiritualità di Charles Foucault, è quella di essere contemplativi sulle strade del mondo. Noi lo siamo alla maniera laica, non alla maniera religiosa. Cerchiamo di farlo, non è facile, le garantisco che non Sicuramente, è facile, come tutte le però strade che cerchiamo. portano alla santità. Sì, appunto. Noi siamo peccatori come la gran parte dei laici. Comunque, cerchiamo di essere fedeli a questa spiritualità che è nata dal deserto, diciamo così, ecco. Torniamo a Poi quel ci sono. 15. Sì, voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo spiegare, ci sono gli altri gruppi Sì, che sono sì. nati. Allora, tenga conto, Charles Foucault è morto solo nel 1916. Lui ha sempre sognato di avere dei compagni. Non è riuscito ad avere dei compagni in vita perché la sua vita era troppo dura ed era praticamente impossibile. Solo lui poteva vivere quella vita di deserto, fondamentalmente, di testimonianza del deserto insieme agli ultimi e testimoniando appunto Gesù Cristo laddove non c'era nessuna presenza cristiana. E questa scelta era difficile per le altre persone. Soltanto dopo circa 20 anni, dei religiosi, o meglio, dei seminaristi, vennero a scoprire la spiritualità di Charles Foucault e decisero di seguirlo. Apparivo Hume, che è stato il fondatore di uno dei primi gruppi che era i Piccoli Fratelli del Vangelo. Per cui poi di là è cominciata un'esperienza interessante. Prima i Piccoli Fratelli di Gesù, poi le piccole sorelle di Gesù, piccola sorella Madeleine, e poi gli altri gruppi che man mano sono nati. Ad oggi fanno parte della famiglia spirituale circa 20 gruppi in tutto il mondo. Tenga conto che di questi uno è nato fondamentalmente direttamente da Charles Foucault, si chiama l'Unione ed è una serie di un'associazione sparsa per il mondo di persone isolate che lui aveva cercato di contribuire a costituire agli inizi del Novecento, o meglio, 910 in poi, insomma. Ecco, questa dunque è la struttura della grande famiglia di Charles de Foucault, ma dicevamo, torniamo a quel 15 maggio, una esperienza sicuramente forte, emozionante, 10 nuovi santi, tra cui il vostro fondatore. Come ha vissuto quella giornata e quali sono i suoi ricordi più belli? Bah, guardi, ecco, è inutile dire che appunto è stata una giornata emozionante. Forse diciamo abbiamo avvertito l'immensità e la grandiosità di questa presenza. Uno, perché sono arrivate circa 4.000 persone che fanno riferimento alla spiritualità da tutto il mondo. Purtroppo molti gruppi non sono riusciti ad arrivare, soprattutto da alcuni paesi più periferici e alcuni paesi che hanno posto dei limiti alla partenza di persone per venire a Roma. Già qui c'è stato un grande sforzo, diciamo così, di accoglienza di queste persone, per cui abbiamo dovuto fondamentalmente organizzare questo percorso. Indubbiamente io posso dirle quello che mi è rimasto nel cuore è che una grande emozione ritrovarsi tutti insieme a salutare questa grande manifestazione di gioia e di festa della canonizzazione di Charles Foucault e soprattutto di viverla insieme agli altri gruppi della famiglia. Ecco, ritrovarsi tutti insieme è stata una cosa molto bella, laici, religiosi, vescovi, eccetera, che fanno parte della famiglia spirituale. Le posso garantire che è una cosa non facile da esprimere. Ma sicuramente un punto di partenza e non di arrivo, dunque una testimonianza legata al vostro santo, al nostro santo, perché si tratta pur sempre di santi della Chiesa universale, che da oggi in poi vi sprona anche con maggiore responsabilità a portare avanti la sua testimonianza.
Questo è sicuro, e infatti questo è uno degli interrogativi che ci stiamo ponendo come famiglia spirituale, no? Come trasmettere questa spiritualità nel mondo odierno, nella realtà odierna. Sappiamo che Charles de Foucault è stato indicato da Papa Francesco come il fratello universale, no? Questa è, credo, la strada che bisogna seguire. La sua testimonianza anche fra tante difficoltà. Ricordiamo che nel deserto del Sahara, Beni Abbes, lui lottò contro la schiavitù, no? In quel momento la sua lotta non fu compresa anche dalla stessa Chiesa, si trovò isolato all'interno della Chiesa. Per cui essere lì a fianco degli ultimi, testimoniare l'amore di Gesù a fianco agli ultimi, senza convertire, quindi una presenza inutile, non è una cosa semplice, ed oggi è ancora forse più difficile questa presenza inutile nel mondo. E noi ringraziamo intanto Vito Tedesca per averci dato la possibilità quest'oggi di parlare ancora una volta di Charles de Foucault, e davvero auguriamo a voi tutti di questa grande famiglia, appartenenti di questa grande famiglia, di poter seminare nel mondo anche questa grande eredità spirituale. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, grazie, buona giornata. Ancora una pausa e poi continueremo incontrando ancora un'altra figura di santità, sempre da quel 15 maggio. Ritorniamo in studio per tornare ancora una volta al 15 maggio e a quel giorno straordinario in cui Papa Francesco ha proclamato 10 nuovi santi, oltre a Charles de Foucault. Abbiamo la possibilità di ritrovare un'altra figura che abbiamo seguito anche nel nostro percorso di verso gli altari. Si tratta di Tito Brandsman, ed abbiamo in collegamento padre Fernando Milan, che è co-vice postulatore della causa che ha portato poi appunto alla sua canonizzazione. Ben trovato padre Fernando, buongiorno. Grazie, buongiorno anche a voi. Allora, padre Fernando, prima di iniziare con la sua testimonianza, ascoltiamo anche in questo caso un piccolo brano tratto da quella giornata e dalla biografia fatta dal Cardinal Semeraro. Il beato Tito Brandsman morì martire ad Dachau, Germania. Nato nei Paesi Bassi nel 1881, religioso carmelitano e sacerdote. Insegnò filosofia e storia della mistica. Dopo l'invasione nazista dell'Olanda, portò alle redazioni dei giornali cattolici di cui era assistente l'indicazione dei vescovi olandesi di resistere alla propaganda del regime. Arrestato dai nazisti e deportato nel campo di concentramento, fu ucciso con un'iniezione letale il 26 luglio 1942. San Giovanni Paolo II lo dichiarò beato nel 1985. Allora, padre Fernando, anche in questo caso ci piacerebbe avere una sua testimonianza su quel giorno così intenso per tutti voi. Ecco, come avete vissuto quella giornata in cui Tito Brandsman è stato canonizzato? Prima di tutto è stata una grandissima gioia dopo due anni di pandemia, di sofferenza, di tante persone che ci sono mancate. E dunque penso che sia stata una festa di ritrovarsi come credenti, come cattolici, insomma, una grande festa. E poi per noi carmelitani ha avuto anche un altro elemento, che era una canonizzazione aspettata da molto tempo. Allora è stato un momento di gioia immensa per la famiglia del Carmelo in tutto il mondo, in tutto il mondo. Degli aspetti, ecco, peculiari della spiritualità di Tito Brandsman abbiamo parlato anche nel corso della nostra trasmissione. Ecco, ma da questo momento in poi, ecco, dalla sua canonizzazione, quali sono i riferimenti della spiritualità che dovremmo un po' tutti noi approfondire?
Il padre Tito è una figura veramente poliedrica, è una figura che ha tante, tante dimensioni, è stato professore all'Università di Nimega, giornalista professionale, un innamorato del giornalismo, è stato un uomo ecumenico, esperantista, era come il padre Colbe, tutti e due erano affezionati all'esperanto, a questa lingua universale. Ma io direi che in questi mesi c'è stato un aspetto molto sviluppato, purtroppo, perché è l'appello del padre Tito per la pace. Viviamo momenti pericolosi, momenti molto delicati di guerra, e il padre Tito è stato un uomo di pace. Ha avuto una conferenza memorabile nel 1932, quando ancora mancavano 7 anni per la Seconda Guerra Mondiale, e ha fatto un appello drammatico per cambiare la mentalità, per cercare la pace. Dunque, ripeto, purtroppo c'è un aspetto della sua spiritualità che è stato molto sviluppato in questi mesi dopo la canonizzazione. E poi anche quella dimensione di giornalista, perché oggi più che mai, per i mezzi che abbiamo, per i mass media, le reti sociali, la verità è sempre in pericolo. Allora questo appello all'etica del giornalismo, che viene da un professionale, da un professionista del giornalismo, da una persona veramente innamorata della sua vocazione come giornalista, penso che abbia anche un'attualità veramente enorme. Ecco, ricordiamo proprio questo aspetto della sua vita, collegato ad un contesto storico drammatico per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Ecco, in che modo ha testimoniato il suo essere cristiano anche nel mondo del giornalismo? E veramente il giornalismo, diciamo che è stato il motivo ultimo, il motivo concreto della sua, per il quale è stato detenuto, perché il governo di occupazione tedesco in Germania, in Olanda, ha imposto l'informazione che i giornali dovevano produrre, allora tutta la pubblicità, tutta la propaganda del nazismo. E il padre Tito, in contatto con il cardinale, l'arcivescovo De Jong, e con i vescovi olandesi, hanno deciso che dovevano resistere, non potevano pubblicare questa pubblicità nei giornali cattolici. E lui ha parlato uno a uno con tutti i direttori dei giornali cattolici, quasi tutti laici, dunque con una famiglia, con una situazione delicata, e per dire loro che non potevano pubblicare questo. E lui era contentissimo, perché i giornalisti hanno dato una testimonianza molto coraggiosa, eroica, erano d'accordo in non pubblicare, resistere alla pressione del governo nazista in Olanda. Dunque un appello all'etica giornalista e una valutazione, un apprezzo per questa professione che dovrebbe essere, che è tra le più belle, informare, condividere la realtà e così via. Ecco, padre Fernando, un ultimo riferimento lo vogliamo fare alla sua morte, al momento della sua morte, un momento drammatico vissuto davvero cristianamente, il perdono anche nei confronti dei suoi carnefici. Ecco, un aspetto questo che ci piace poter sottolineare anche quest'oggi. Sì, c'è un personaggio conosciuto tra virgolette come Tizia, perché ha deposto in maniera segreta, anche se il tribunale conosceva l'identità, era l'infermiere che l'ha messo l'iniezione di acido fenico che l'ha ammazzato, insomma. E lui ha avuto una serie di conversazioni con questa ragazza, era veramente una ragazza molto giovane. E lei, 12 anni dopo, ha deposto, raccontando gli ultimi momenti della vita del padre Tito. Conversazioni molto interessanti di spiritualità, di preghiera. Lei era atea, non credeva in quel tempo. E una delle cose più belle che lei diceva è: quel piccolo uomo mi ha guardato e ha avuto compassione di me. Questo mi sembra molto, molto bello, no? Nell'ultimo momento lui era cosciente del ruolo di questa infermiere là, che non era infermiere del lager, era infermiere dell'SS. Questo ha creato a volte un po' di confusione. Sì, il padre Tito è morto con quell'atteggiamento genuino, evangelico e bellissimo.
Padre Fernando, un'ultima domanda. C'è una frase, c'è qualcosa che di Padre Tito possiamo portare nel cuore oggi per comprendere anche la realtà che ci circonda? Sì, io se mi permette vorrei dire una frase del Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, nell'omelia della beatificazione, perché io e noi parliamo molto del Padre Tito giornalista, il Padre Tito uomo pubblico, professore, rettore dell'università, conosciutissimo nell'Olanda del tempo. Però Papa Giovanni nell'omelia Giovanni Paolo ha detto una cosa che per me è stata molto importante. Un'eroicità tale non si improvvisa, è il frutto di una vita di intimità con il Signore, di preghiera, di spiritualità. E io penso che questo è anche un segno per il nostro tempo, per la nostra Chiesa, no? Tornare il nostro sguardo, voltare il nostro sguardo all'essenziale della nostra vita. Tutto il resto è importantissimo, tutte le dimensioni del Padre Tito, ma quel tesoro che lui portava dentro è uscito nell'aghera, e proprio ha avuto come frutto questo atteggiamento così bravo e così evangelico. Dunque un appello alla vita interiore. Lui era un esperto nella storia della mistica. E ha scritto un poema nel carcere bellissimo a Gesù. Dunque, cultivare e curare un po' la nostra vita spirituale, penso che sia anche un messaggio che lancia il Padre Tito a tutti noi oggi. E che noi facciamo nostro con grande gioia. Grazie di cuore, Padre Fernando, per questa sua testimonianza e buon lavoro a tutta la famiglia carmelitana. Grazie a voi, è sempre un piacere condividere con voi la vostra missione così bella. Un forte abbraccio. Grazie, grazie mille. Voglio chiudere questo spazio con le parole di Papa Francesco proprio di quel 15 maggio. Mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni e le guerre, i nuovi santi ispirino soluzioni di insieme, vie di dialogo, specialmente nei cuori e nelle menti di quanti ricoprono incarichi di grande responsabilità e sono chiamati a essere protagonisti di pace e non di guerra. E con queste parole ci fermiamo ancora per una pausa, poi torneremo insieme nella parte finale del nostro programma. E dal 15 maggio 2022 al 4 settembre 2022, un'altra data importante, abbiamo voluto scegliere quest'oggi appunto questi due momenti che sono stati il clou, se così possiamo dire, di un percorso di santità che ci vede impegnati nella scoperta di tante figure che ai più sembrano anche sconosciute, ma anche di tanti esempi importanti. E tra questi Giovanni Paolo I, giorno della sua beatificazione, vediamo anche l'immagine emblematica di quella giornata, quando la sua effigie, ecco, nel consueto rito è stata mostrata al pubblico. Ed abbiamo l'opportunità di sentire quali sono state le parole di Papa Francesco nel corso di quella celebrazione. Ecco una riflessione del Papa sulla santità. Anche se questa è la croce del sacrificio, del silenzio, dell'incomprensione, della solitudine, dell'essere ostacolato e perseguitato. Amare così anche a questo prezzo. Perché diceva ancora il beato Giovanni Paolo I, se vuoi baciare Gesù crocifisso, non puoi fare a meno di piegarti sulla croce e lasciarti pungere da qualche spina della corona che è sul capo del Signore. L'amore fino in fondo, con tutte le sue spine, non le cose fatte a metà. Gli accomodamenti o il quieto vivere. Se non puntiamo in alto, se non rischiamo, se ci accontentiamo di una fede all'acqua di rosi, siamo, dice Gesù, come chi vuole costruire una torre
ma non calcola bene i mezzi per farlo. Costui getta come fondamenta e poi non è in grado di finire il lavoro. Se per paura di perderci rinunciamo ad amarci, lasciamo le cose incompiute. Le relazioni, il lavoro, le responsabilità che ci sono affidate, i sogni, anche la fede. E allora finiamo per vivere a metà. E quanta gente vive a metà? Anche noi. Tante volte abbiamo la tentazione di vivere a metà. Vivere senza mai fare un passo decisivo, questo significa vivere a metà, senza decollare, senza rischiare per il bene, senza impegnarci davvero per gli altri. Gesù ci chiede questo: vivi il Vangelo e vivrai la vita, non a metà, ma fino in fondo. Vivi il Vangelo, vivi la vita senza compromessi. Fratelli e sorelle, il nuovo beato ha vissuto così, nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine. Egli ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io in centro o cercare la propria gloria. Al contrario, seguendo l'esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava se stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Perciò diceva: il Signore ha tanto raccomandato, siete umili, anche se avete fatto delle grandi cose, dite, siamo servi inutili. E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la volontà del Signore. È bella una chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente, una chiesa che non chiude mai le porte, che non insaprisce il cuore, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata, una chiesa non arrabbiata, non è insofferente, non si presenta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del passato, cadendo nell'indietrismo. Preghiamo questo nostro Padre e Fratello, chiediamo che ci tenga il sorriso dell'anima, quello trasparente, quello che non inganna, il sorriso dell'anima. Chiediamo con le sue parole quello che lui stesso era solito domandare, e diceva così: Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. Abbiamo ascoltato dunque un estratto dell'omelia del 4 settembre in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo I, parole come sempre forti di Papa Francesco che entrano dritte nel nostro cuore. Ma vogliamo chiudere questo nostro appuntamento odierno tracciando ancora una linea in questo percorso che ci porta ad approfondire il tema della santità. E lo facciamo attraverso le parole di Fra Francesco Di Leo, rettore del Santuario di San Pio da Pietrelcina. Torniamo al 22 settembre, giorno della veglia per il beato transito di San Pio da Pietrelcina. E a proposito della santità, durante la liturgia d'accoglienza, ecco come Fra Francesco ha delineato questo percorso, questa vera e propria missione, impegno dei fedeli verso la santità. Fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Carissimi fratelli e sorelle, il 16 giugno scorso abbiamo celebrato il 20° anniversario della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. E tutto questo anno liturgico pastorale è segnato dal tema che richiama la fedeltà di una sequela e il premio riservato ai veri discepoli di Cristo, la corona di gloria, la corona della vita. È in definitiva una verità che riguarda ciascuno di noi.
Abbiamo voluto rileggere questa esperienza mistica del giovane Francesco alla luce del libro dell'Apocalisse e del Vangelo di Matteo, per ricordare a ciascun battezzato che la chiamata alla santità è universale. Lo ha affermato la Costituzione del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, al numero 40. E lo ha ribadito più recentemente, lo hanno ribadito recentemente due pontefici, San Giovanni Paolo II, che ha scritto: questo ideale di perfezione non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni geni della santità. Le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno. È Papa Francesco che ci invita a guardare agli esempi che provengono dalla cosiddetta santità della porta accanto, che lui vede nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. Diventare anche noi santi della porta accanto è il modo migliore per essere autentici devoti di Padre Pio, che citando San Paolo ha scritto: mi sforzerò con la divina grazia di essere un buon sacerdote religioso, da arrivare un giorno a poter dire con l'Apostolo, senza tema di mentire, diventiamo suoi imitatori come lo è stato del Cristo, come lui lo è stato del Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, la santità è uno stato di vita che ci appartiene in ragione del battesimo ricevuto. Come ho scritto nella lettera programmatica di quest'anno liturgico pastorale, richiamando il progetto iconografico realizzato da padre Marco Rupnik, il battesimo ci abilita ad una vita nuova. È una verità che non allude semplicemente ad un cambiamento esteriore delle nostre abitudini e nemmeno al far approdare a nuove opinioni o concezioni della vita stessa. Si tratta dunque di avere sempre più consapevolezza che il battesimo tocca la struttura profonda del nostro essere. Non apparteniamo più al mondo dei morti, ma dei vivi, dei risorti. Questo ci ricorda il battesimo. Anche noi, fratelli e sorelle tutti, siamo destinatari della corona di gloria. E allora, buon cammino a tutti sulla strada della santità. E con l'augurio di essere santi della porta accanto, augurio che abbiamo ascoltato dalle parole di Fra Francesco Di Leo, chiudiamo il nostro appuntamento con Verso gli altari. Vi ringrazio per l'attenzione e ci rivedremo ancora per queste figure di santità, queste ed altre ovviamente che andremo a seguire nelle loro cause nel prossimo appuntamento di Verso gli altari.